Amici carissimi, ancora buona Pasqua, ce lo diremo per 5 settimane, perché sono 50 giorni prima della Pentecoste. Ecco. E il testo del Vangelo di questa terza domenica di Pasqua è proprio la conclusione del terzo Vangelo, e questo brano si aggancia alla finale del racconto famosissimo di Gesù con i due discepoli di Emmaus. Adesso, ecco, il brano del Vangelo di questa domenica parte proprio dal racconto che i due di Emmaus fanno al ritorno a Gerusalemme. Quindi, appena Gesù scompare dalla loro vista, dopo aver spezzato il pane in quella locanda di campagna, i due che ritrovano la gioia, la luce, il senso della loro vocazione, invece di tornare a casa, corrono di fretta a Gerusalemme, incontrano la comunità e riferiscono tutto quello che era accaduto lungo la via, e riferiscono come avevano riconosciuto Gesù allo spezzare del pane. Ecco, quel pane spezzato, quella fractio panis, dice l'amore fino allo spreco di Gesù. Non dice solo il segno dell'Eucaristia, ma dice tutta la storia di Gesù, perché più volte Gesù ha spezzato il pane. Pensiamo alla moltiplicazione dei pani, pensiamo all'ultima cena. Ecco, quel pane spezzato spezza ogni ostacolo dai loro occhi e li apre a una nuova visione di Dio, a una nuova visione della vita. E mentre loro raccontano queste cose alla comunità, è Gesù stesso che apparve, che si fa incontrare, che si lascia vedere, e Gesù augura come sempre la pace. Supera Gesù il loro stupore, ma anche la loro paura, perché dichiara ego eimi, io sono. È bellissima questa dichiarazione se pensiamo che nei suoi 3 anni di ministero pubblico Gesù ha fatto questa dichiarazione tantissime volte, quindi è risuonata tante volte alle orecchie dei discepoli. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, io sono la via, la verità e la vita, io sono il buon pastore, io sono la porta delle pecore. Quante volte Gesù ha detto io sono? O pensiamo alla tempesta sul lago, coraggio, non abbiate paura, io sono. Ego eimi è proprio il nome che Dio ha rivelato a Mosè sul Sinai al roveto ardente in Esodo 3,14. Quando Dio dice io sono colui che sono, io sono è il mio nome. Ora Gesù si presenta come quel Dio che si era rivelato a Mosè e che ha portato a compimento la vera liberazione, la liberazione dal faraone della morte, dal faraone del peccato. E poi Gesù si ferma con pazienza, come ha fatto con i due di Emmaus, così fa ora con tutta la comunità. Riapre le scritture, Mosè e quindi la Torah, i profeti, e spiega
come in tutte queste scritture si parla di lui. Ma pensiamo per esempio alla grande ricchezza dei profeti, Geremia, Isaia, non fanno altro che parlare di Gesù senza dire Gesù, ma parlano di questo Dio che viene, che salva, che porta luce, di questo Dio per le cui piaghe noi siamo stati guariti. È proprio questo testo di Isaia 53 che Gesù cita più volte, il servo del Signore, ecco, per le cui piaghe noi siamo stati guariti. E lui è stato trafitto per i nostri delitti. Ora, perché Gesù appare così tante volte? Perché si lascia incontrare? Perché vuole costituire dei martiri di questa storia, cioè dei testimoni, gente che ha visto, gente che ha ascoltato, gente che è disposta, come ha fatto Gesù, a giocare la propria vita per amore, per dire al mondo intero il Vangelo della gioia, il Vangelo della speranza. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci.